capitare che il vostro hard disk riscontri dei problemi o degli errori. Ad esempio, quando scollegate il vostro hard disk esterno dall'USB senza effettuare la rimozione sicura, potrebbe accadere che quando lo ricollegate al PC vi spunta la notifica di un errore o problema sull'unità. Solitamente questo tipo di problema non è un difetto hardware, anche se ci sono diverse circostanze. Possiamo correggere e risolvere l'errore utilizzando due software del tutto gratuiti. Il link per il download dei file li troverete sempre qua sotto nella descrizione. Questi programmi funzionano solo su Windows. Se possedete un hard disk esterno, collegatelo alla porta USB, come nel mio caso. Scusate per il rumore. Il primo tool si chiama HDTune ed è disponibile sia in versione pro tramite una prova gratuita di 15 giorni e sia quella di base. Installatelo avviando il setup e apritelo una volta completata l'installazione del programma. Si aprirà una piccola schermata dove appare la temperatura del disco, un menu a tendina per scegliere quale disco testare. Poi troviamo dei sottomenu, in particolare Health, dove indica lo stato di salute del disco ed Error Scan per effettuare una scansione al disco. Rechiamoci proprio su Error Scan ed avviamo la scansione cliccando su Start. Vi consiglio di non selezionare la casella su Quick Scan perché essa non effettua una scansione approfondita e completa, ma effettua la scansione in modo superficiale. Questo controllo richiede diverse ore, per cui attendete fino al completamento. Se tutti i quadratini saranno colorati di verde, allora è tutto ok. Altrimenti, se c'è qualche quadratino rosso, significa che in un punto del disco si trova un settore danneggiato e quindi il vostro hard disk non è in buone condizioni. Il secondo programma si chiama HDD Scan ed è un programma direttamente eseguibile che non richiede nessuna installazione. Apriamo la cartella e lanciamo il file hddscan.exe. Anche in questo programma c'è un menu a tendina. Selezioniamo il disco che vogliamo testare, poi andiamo su Tools e facciamo Smart Test. In Smart Test clicchiamo sulla voce Extended per fare un controllo approfondito. Il controllo potrebbe richiedere diverse ore. Attendete fino al completamento del test. E adesso vi do un altro consiglio utile. Ogni 2-3 mesi deframmentate il disco rigido. Questo perché esiste un problema noto con il nome di frammentazione. Deframmentando il disco, i dati vengono ordinati in maniera pulita, migliorando così le prestazioni del vostro disco. Per deframmentare il disco dovete scrivere nella barra di ricerca "deframmenta ottimizza unità". A questo punto selezionate il disco che volete deframmentare e cliccate direttamente su Ottimizza. La deframmentazione può richiedere diverse ore, a seconda della quantità di dati presenti sul disco. Per questo video direi che è tutto. Lasciate un like per supportarmi ed iscrivetevi al mio canale. Noi ci vediamo come sempre in un video successivo. Un saluto a tutti!